Qui vi parla Piero Gipardo, vi do il benvenuto per questa sfida, con me c'è Stefano Nava. Ciao Stefano. Ciao Piero, un saluto a tutti gli amici all'ascolto. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Makun lo ferma ma non controlla. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Sardo. Guadagna metri. Cercano il buco nella difesa avversaria. Traversone che non va a buon fine. Rimessa laterale in zona d'attacco. Hernandez. Interrompono bene l'azione, allentando la pressione sulla difesa. Agbonlahor. Hazard. C'è spazio per andare. Buon possesso palla, cercando spazi. C'è il movimento dei compagni. Ha sbagliato il cross, favorendo l'intervento dei difensori. Salgono anche i difensori su questo corner, un pericolo in più per loro. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. Arek. Diawara. Chiude bene il triangolo. Apre il gioco. Arriva la segnalazione. Sarà offside. Agbonlahor. Occhio al suo movimento. Ha spazio per tirare. Tira il respinto dal difensore. Arek. La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare. Non deve abbattersi, secondo me. Sbaglia la misura qui. Punta l'area. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Hazard. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Hazard. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto. Concesso il vantaggio. Palla vagante. Sarà fallo laterale. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. Pareggio che evidentemente non accontenta il pubblico di casa, che vorrebbe la vittoria e sembra indispettito dalle perdite di tempo della squadra ospite. È chiaro che per loro sarebbe un ottimo risultato, stanno cercando di portarlo fino in fondo e con tutti i mezzi. Agbonlahor. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria.
È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. E c'è il fischio dell'arbitro che interrompe il gioco. Posizione di offside segnalata dall'assistente. Questione davvero di centimetri, era ben posizionato. Ottima la chiamata. Guadagna metri verso l'area. Ha calibrato malissimo il cross e la difesa ha avuto vita facile. Cercano di aprire la difesa avversaria. Nessun problema con l'uscita del portiere. Hazard. Sarà battuto dunque un calcio di punizione. Agbonlahor. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla in area. Attenzione, la palla è lì. Makoun. Sono avanti di un gol grazie a questa rete. Sono stati molto bravi nel capitalizzare questa palla a gol. Nel posto giusto, al momento giusto. Il portiere era stato bravo a salvare il primo tiro, ma l'attaccante si è avventato per primo sulla ribattuta e non gli ha lasciato scampo. Arriva l'intervento del direttore di gara. Tocco intelligente. Arek, palla sul palo. Hazard. Che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Occhio al tiro. Grande intervento del portiere. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Arriva l'intervento dell'arbitro. Squadra ospite sta provando in tutti i modi a fermare, a scongiurare la rimonta della squadra di casa, anche con delle continue perdite di tempo, e ovviamente i tifosi di casa non apprezzano. Stanno provando a guadagnare tempo prezioso e a far innervosire la squadra di svantaggio. A giudicare dalla reazione del pubblico, ci stanno riuscendo. Hazard. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Si chiude.
Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. C'è la rimessa con le mani. Hernandez, gol, conquistano la parità. Colpo di testa imparabile, nulla da fare per il portiere. Potente e preciso. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Hazard. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla al centrocampo. Hanno spezzato bene la trama qui. Perdono il pallone. Palla larga. Cerca l'appoggio al compagno. Cross in mezzo. Hernandez. Palo esterno e pallone sul fondo. Occasione. È il tocco di testa. Palla nuovamente in possesso. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Perde palla. La posizione giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Non mi pare ci siano grandi dubbi. Una chiamata giusta. Puntuale è arrivata la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente. C'era troppa luce tra l'attaccante e l'ultimo difensore. Guadagna metri, crossa in mezzo. Ottimo intervento del difensore. Prova a andare, il portiere dice di no. Si ripartirà dunque con un calcio d'angolo, un'ottima chance per portarsi in vantaggio. Contro il palo prima di entrare. Un colpo da biliardo da parte dell'attaccante, preciso, bravo e fortunato in questa circostanza. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Cercano il buco della difesa avversaria. Cross che viene intercettato dal difensore. E il pallone se ne va via. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Intercettano bene il pallone. C'è spazio per andare. Sventa qui la minaccia. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Ottimo intervento. Rimessa laterale da posizione avanzata. Si avvicina all'area. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Tifosi ospiti che non gradiscono, ovviamente. Le perdite di tempo non potrebbe che essere così. Siamo alle solite, una squadra di vantaggio che le prova tutte per poter. Prova a calciare. Grande intervento del portiere.
Palla in out, calcio d'angolo. Mancano 20 minuti alla fine. Calcio d'angolo battuto male, difesa che riconquista facilmente il pallone. Che palla che è riuscita a intercettare. Palla vagante. L'arbitro ha fermato tutto per questo fuorigioco, questione di centimetri, ma mi sembra che fosse effettivamente al di là dell'ultimo difensore, non avrebbe comunque potuto fare molto da lì. Hernandez. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Palla recuperata, azione interrotta. Pallone in gioco, attenzione. Ennesimo intervento decisivo della sua gara. Occhio, prova a sorprenderlo. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Arbitro dice che è fallo, si ripartirà dunque con una punizione. Agbon Laon. Ancora 600 secondi alla fine. Ottimo il pallone filtrante. Cerca la rete. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara. E la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. È stata una comoda uscita del portiere. È il momento decisivo della gara. Siamo nel finale. Tutto può ancora succedere. Perde palla. Guadagna metri verso l'area. Se lo lascia sfuggire. Perso il duello di fisico e di attenzione. Buona, insistita la chiusura difensiva. Hazard. Hernandez. Arek. Agbon Laon. Strootman. E comincia un'altra azione importante a caccia del pari. Pubblico di casa felice dell'entità del recupero, che non è male, 4 minuti. I tifosi non la prendono bene, vorrebbero che la partita finisse più presto, evidentemente temono una possibile beffa nel recupero. Agbon Laon. Ci sono metri a disposizione. Sembra qualcosa di serio perché non riesce a rialzarsi. Occhio alla botta, tiro murato. La tensione, ci sarà questo calcio d'angolo. Non ha dubbi l'arbitro, c'è l'ammonizione. Sanzione giusta, questo è il mio punto di vista. Fallo veramente brutto. Grandissima lettura difensiva. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Uscita! Trova il pari proprio nel finale. Hanno compiuto una vera e propria impresa, quasi stentano a crederci. Pareggio che è arrivato proprio nell'extra time, nei minuti di recupero. Gioia incontenibile per loro. E beffa atroce per la formazione avversaria. Match davvero spettacolare. Eccolo il fischio finale, la partita finisce dunque 2-2. Il pareggio non è un risultato terribile visto da qui, ma non è certo quello che si aspettavano i tifosi. Di certo, non sono questi i risultati utili per sperare di rimanere nella serie attuale.